Una prova veloce. Due viti, si apre questo. Iniettore, ritorno. Il ritorno. Se io lo chiudo un po', all'iniettore va più benzina. E quindi adesso io lo chiudo un po'. E poi vedrò come va. Perché vi direte voi? Boh, non lo so. Allora, è così. Io adesso faccio così, metà, mezzo giro. E richiudo. Facile. Al volo vediamo se e come parte. Ma sembra uguale. Vedremo su strada. Devo dire che la regolazione di questa vite ha funzionato abbastanza bene, devo dire, sì, perché ho fatto delle salite che prima non riuscivo a fare in seconda e delle lunghe salite in quarta che non riuscivo a fare, dovevo scalare la marcia, invece le ho fatte. Ora, questa cosa arricchisce la miscela di benzina, quindi serve più aria. E io mi sono chiesto, ma perché qua c'è un tubo enorme di ingresso aria e poi sul filtro c'è un buchetto così piccolo? Perché non aprire e squartare? Ora, io ho visto una modifica meravigliosa fatta da un amico che gestisce una pagina su Facebook che si chiama In Garage e che saluto tantissimo, che mi ha ispirato a fare modifiche così per divertimento. Le modifiche che faccio sono reversibili, quindi io conservo i pezzi e non rompo nulla. Ora io penso che, due punti, aperte le virgolette, questo tubo di cartone del cazzo potrei tapparlo, d'accordo. È un cartoncino in alluminio, cartone, alluminio, quello che è. Questo porta dell'aria un po' calda all'airbox per riscaldare un attimo. Non so bene come funzioni la situazione, però lo trovo disgustoso, quindi lo lascerò lì così. Adesso vedrò cosa fare. E lo tapperò, probabilmente. Ma io volevo aprire questo, perché è piccolo, come vedete. Ma c'è anche questo, che è un ingresso. Quindi sono due ingressi, uno da una parte e uno dall'altra. Ora io per comodità staccherò questo. E poi ho scoperto che questo tubo da irrigazione... Adesso vi faccio vedere quanto è bello questo tubo da irrigazione nero. Ecco, io non so se inquadrerò bene, ma questo tubo di irrigazione nero, quanto è bello lui, penetra perfettamente all'interno di qua. E quindi posso ottenere due cazzi che entrano. Quindi è un doppio ingresso aria bello grosso, bello massiccio, che è decisamente superiore a questo dell'airbox, questo qui, che poi vi farò vedere. E quindi direi che è una buona soluzione. Certo, l'ideale sarebbe, come ha fatto il mio amico di In Garage, sarebbe quello di fare un foro davanti per prendere dell'aria fresca dal frontale dell'auto e farla entrare dentro qui. Però io adesso mi dedicherò a della devastazione, perché voglio togliere questo pezzo che è termosaldato con la violenza, vedete qui. Quindi ora proverò a fare scoppolare, come si dice in gergo tecnico, questa parte di plastica usando il cacciavite della Panda. Così. Con violenza pressoché inaudita. Ma so già che non riuscirò, perché questa plastica è dura. Sì, si riesce spaccandolo,
ma comunque questi sono pezzi che si trovano facilmente dagli sfasci di rottami, e non ho paura di rovinare questo oggetto, perché comunque è una prolunga di plastica del cazzo, posso farla benissimo con il tubo che vi ho appena fatto vedere. Però questa merda deve andare via. Via. Via da queste sponde. Ah, ma vedo che è pure incollata. Ah, e allora leviamola dal dick utilizzando l'ultraviolenza. Ecco così, vedete, con la violenza si ottiene sempre tutto. Ecco fatto. Guardate com'è grosso qua e com'è ristretto qui. Ora mi direte, ma il motore è progettato per un flusso d'aria, bla bla. Vedo che questo è più grosso. Il tubo ci nuota. Il tubo ci nuota. Ok, va bene. Poco male. Però io già così ho il doppio dell'ingresso aria, se non di più. E quindi vediamo se riesco... Se riesco a regalarvi un tafano morto. Vi regalo un tafano morto. Ora banalmente proverò a tagliare pezzi di questo tubo e a ficcarli dove devo, dove voi potete immaginare. E cercando ovviamente di farmi del male. Voi non fate a casa queste cose, non fatele mai. È un tubo, questo tubo è eterno, e adesso io glielo ficco cercando di non danneggiare il radiatore. Ecco, magari se lo alzo così, ecco, glielo ficco, lo giro, lo posso, ma non si piega, purtroppo non è molto pieghevole questo tubo, devo per forza tagliarlo ancora un po'. Ci vorrebbe la pistola d'aria calda per sagomarlo. Questa è una prova che potrò fare più in là. Ora io taglio pezzetti. Questo glielo ficco qui. E ho un tubo. Ecco, mi sono praticamente realizzato una presa d'aria simile a quella che avevo già. Peccato che non riesco a dirigerlo verso dove vorrei, cioè verso una zona dove mi arriva dell'aria più fresca. Però già così dovrebbe essere una situazione più migliore. Poi ci vorrebbe del tubo qui, se io apro questo posso usarlo come spessore. Ah, vediamo se ci riesco. Ecco, faccio così, segandomi un dito, lo taglio a metà, poi lo uso come allarga coso, vedete? E ora è più largo. E diciamo che sì, ci entra, però non è proprio il massimo, ecco. Ci vorrebbe del nastro. Ora io farò un altro pezzetto di tubo, magari così, eh? Sì. Un pezzo di tubo così. Come vedete è facile. Questo tubo è molto facile da lavorare. Così ora metterò del nastro isolante, allargherò e adatterò, e avrò fatto una specie di doppio intake carpiato doppio con scappellamento a destra. Mentre qua ho deciso improvvisamente che farò una cosa, farò un taglio così. Ecco qua, per orientare meglio la presa dell'aria. E poi qua c'è questa
qualcosa che salta fuori e che voglio tagliare, quindi prendo la misura. E glielo taglio, tipo così. Ok. Spero che abbiamo fatto questa porcata, che ripeto è irreversibile. Ecco, ora abbiamo il tubo che esce bene, che non parzializza la quantità di aria in ingresso. Abbiamo doppio ingresso con scappellamento e devo dire che ci entra bene. Sì, mi piace, mi piace. È più o meno come era prima, senza il tubo di, senza questo tubaccio di cartone che adesso dovrò in qualche modo chiudere con nastro isolante abbondante che ti porterò sulla parte anteriore. Vediamo se riesco a ficcarglielo. Ne ho messo forse un po' troppo, però sì, ne ho messo un po' troppo. Va bene, me ne levo giusto, ecco qua, li levo giusto questi, questo lo buttiamo nell'umido e questo adesso entra bene, entra bello duro. Perfetto, questo tiene che una meraviglia e lui lo possiamo rimontare. Ci sarebbe questo che mi infastidisce. Beh, ma io sto pensando che a questo punto lui glielo posso anche rimontare, perché tanto la saracinesca è esclusa, così lui lo metto lì e fa da tappo. Fastidio non ne dà. Sì, penso proprio che farò così, questo lo rimonto. Ho quasi finito il montaggio, qui stavo fissando queste viti in modo da non perderle, così rimangono qua. E io ho smontato, come vedete sta lì sulla ruota, la saracinesca, perché era in mezzo al cazzo qui, e quindi l'ho tolta dalle balle, per usare un termine tecnico. Questo non è il massimo di cattività. Non so perché sta merda di telefono mi si sta spegnendo, forse perché la batteria è scarica, ma e adesso richiudo tutto. Vedete qua l'ingresso dell'airbox, bello grosso. Mo ve lo faccio vedere. Ecco, guardate che bestione. Il bestione è bello grosso in confronto a questi due. Per cui quello che ho fatto, diciamo che ha senso, secondo me, in un certo senso. Ovviamente poi qua si restringe, qua si restringe ancora di più. Chiudiamo tutto. 160 bestemmie dopo accendiamo e vediamo. Come motore, oddio, come rumore non è cambiato assolutamente nulla. Questo è tappato ed è bloccato qui, quindi diciamo che sembra collegato, ma non lo è. Va bene. Qui sento aspirare l'aria. Sento aspirare, il che va bene. Ok, sarà da provare su strada e vedere cosa succede. Però non male, adesso devo stringere questo e basta. Sembra tutto a posto, se non che ho ancora il cazzo di cacciavite di merda in mano. Ok,
quindi lo devo rimettere a posto. Ma sembra uguale. Vediamo se riesco a documentare questo difetto che riguarda la radio e la musica. Adesso sto accelerando, tutto bene, ma se rilascio l'acceleratore, ecco, sentite dei click. L'MP3 si ferma ogni tanto, va a scatti. Ci sono questi click di sottofondo. Mentre se accelero, tutto questo sparisce. Ora è evidente che c'è un qualche disturbo di origine elettrica che avviene solamente quando io rilascio il pedale e quindi quando stacco, come adesso. Adesso sto arrivando in una discesa e adesso mollerò il pedale. Sentite l'MP3 che va a scatti e ci sono questi click. Ora se torno ad accelerare, il problema sparisce. Quindi c'è qualcosa che accade in fase di rilascio dell'acceleratore. E io volevo fare una misura, ma come vedete ho un problema sull'oscilloscopio. Mi ero preparato tutto per effettuare questa misura, ma io ho un oscilloscopio portatile che, come vedete, non solo non si accende, ma ha anche questo problema. Quindi adesso proveremo a risolvere il problema di questo oscilloscopio. Come ripararlo? Utilizzando il metodo Stravinsky. Prima però mi conviene staccare i collegamenti alla 12 volt che avevo fatto. Allora, come si fa? Innanzitutto si prende l'oscilloscopio portatile, che è un DSO Nano, e lo si scaraventa sulla strada. Ecco fatto. Magari lo mettiamo più in là, lo mettiamo tipo lì, acceso. Dopodiché procediamo ad avviare il mezzo e ad utilizzare il metodo Stravinsky. Ora che abbiamo avviato l'automezzo, procediamo alla riparazione. Ecco fatto. Ora torniamo indietro. Sì. Va bene. Vediamo se riesco a sgommarci sopra. Oh. Io non lo vedo più. Ah no. L'ho mancato. Vediamo. Non riesco a capire dov'è. Ah, è lì, ecco, è lì. Vediamo. Me lo metti davanti alla ruota? E quindi ora vediamo se riesco a fare questa ripresa. Potrebbe avere funzionato. Sì. Diciamo che un po' ha funzionato. Dovremmo, secondo me, insistere, perché per ripararlo come si deve bisogna insistere. Vediamo, proviamo al contrario, in questo modo. E purtroppo per riparare questi dispositivi elettronici bisogna utilizzare gli strumenti che abbiamo a disposizione. Quindi retromarcia. Ed è volato nell'aiuola. E per la serie esperimenti scemi, uno dei gravi problemi della Panda è la mancanza di aria condizionata. In estate, con questo maledetto sole, c'è veramente da crepare. E allora io ho pensato all'evaporazione. Evaporazione, questo è l'ingresso dell'aria, delle bocchette. Se io ci metto questo sopra e chiudo, dopodiché faccio così,
se riesco ad aprirlo. Ecco, io creo una superficie bagnata. Bisognerebbe veramente pisciarci sopra, però mi limiterò a bagnarlo così. Ci vorrebbe un... Va bene, intanto facciamo la prova così. Dopodiché io entro in auto e accendo l'aria. Vediamo cosa succede. Ecco qua. Ovviamente sono senza le chiavi. Perché? Perché sono un coglione. E rieccoci qua dopo aver preso le chiavi. E il blocca sterzo bastardo. Ok, accendo anche il motore. E accendo l'aria. E ovviamente non ce la fa. Non ce la fa perché quello è troppo... È troppo spesso, non passa l'aria. Però vediamo se... Sì, in teoria sta raffrescando. Però è caldo, quindi sta uscendo ancora caldo. Però chissà, ci vorrebbe il filtro per cappe messo lì. E chissà che l'evaporazione non crei un senso di frescura. Ah, è veramente un esperimento da deficienti. Alla fine sembrerebbe arrivato. Quindi apriamo questo oggetto. Con una mano, come sempre. Apriamo Monkey. Apriamo l'oggetto da Monkey. Cartone, dell'ottimo cartone. Ed eccolo qua. Eccolo qua. L'oggetto. Una bellissima busta di plastica. Bella, veramente bella. Meravigliosa. Al suo interno un'altra busta di plastica contenente sonde. Sonde per oscilloscopio. Ottime sonde. Ma soprattutto che bella questa busta di plastica. Che bella. Ah, odore di plastica. Ed ecco l'oscilloscopio della famosissima azienda Fnirsi. Fnirsi. Apriamolo. Con una mano sarà durissima aprire questo coso. Infatti non ci riesco. Ma va aperto con una mano. Ecco. Vediamo se riesco ad aprire questo Fnirsi. Con una splendida inquadratura di spazzatura nella mia panda. Questo è l'oscilloscopio che aspettavo per fare la misura che dovevo fare e che ora molto probabilmente, se è carico, farò. Ed eccolo qua, oscilloscopio 2 in 1, DSO-TC2. Apriamo. Ed ecco un contenitore contenente cavetti, oggettistica. Scatola molto fashion. Comodo. Comoda sonda proprio per la misura che devo fare. Con ferrite.
o comunque con un qualcosa, cavetto immagino per caricare, manuali, manualetto e altro manualetto in lingua incomprensibile, con cose, ed eccolo il finirsi, c'è anche un cartoncino piccino con scritte delle cose in cinese, molto bello, è una fantastica busta con quello che sembra vinile, che noi cercheremo di aprire, indovinate un po', con una mano. Vedete, purtroppo bisognerà manglarla perché è incollata. Apriamo la violenza ed eccolo l'oscilloscopio finirsi. Mi piace molto. Qui ho già sporcato la plastichina con la colla di questa cazzo di busta e che dire, proviamo a vedere se si accende. Si accende, fantastico. Ok, oscilloscopio, meraviglioso. Spegniti, bastardo. Bene, facciamo la misura. Ok, sono connesso al connettore che va alla batteria auto diretto. Accendo il finirsi, vado in oscilloscopio. E che cosa vedo qui? Vedo assolutamente un cazzo. Forse l'ho collegato nella porta sbagliata. Menu auto. Va bene. Però non leggo tensione, probabilmente non fa contatto, vediamo. Ok, diverse bestemmie dopo. Ecco qua la 12 volt con scala 500 millivolt. Ci sono degli spike ogni tanto, però non mi rendo conto se è la selezione che è fallace. Ecco, a 200 millivolt sono un po' più visibili, diciamo non è proprio una corrente costante. A 100 millivolt si vede ancora di più, ma ci può stare. E qui sono direttamente sulla batteria, quindi sì, forse un filtro ci può andar bene. Se accendo qualche dispositivo tipo la ventola di raffreddamento, ecco lo spike, e quando la spengo c'è un piccolo picco, diciamo così. Se accendo le luci, eccolo, va bene, non è molto. Devo dire che adesso però con l'auto al minimo io non sto avendo il difetto, non sto avendo nessun difetto qui, quindi dovrò sicuramente provare in movimento, quindi guidando. Comunque è molto molto bello questo oscilloscopio, funziona molto più meglio di quello che avevo prima sicuramente. E devo ancora capire qua i tasti, menu non si capisce un cacchio di come muoversi. Però tutto sommato mi pare bello, mi pare veloce. E molto rapido nell'aggiornamento. E speriamo di vedere i transitori qui quando ho il difetto sull'autoradio, perché altrimenti non saprei. Devo dire però che qui sono connesso a questo cavo che va diretto alla batteria, quindi non sono connesso all'alimentazione dell'autoradio e non ho nessun difetto. Va bene. Ora, guidare è bello e quindi vedremo delle cose
durante questo viaggio per Cosenza. L'automezzo si comporta in maniera splendida. All'Etna, come vedete, è cresciuto un pirlo, anzi, sembrerebbe quasi una coppia di pirli. Il materiale magmatico espulso contribuisce ad alzarne la quota. Come vedete, ci sono due pirli molto alti. Io sinceramente non me li ricordo, e quindi vuol dire, insomma, che l'Etna si sta sempre alzando, sempre in attività. Come ben sappiamo, e adesso abbiamo questi due pirli. Palindromo! Buco del culo.